Salve a tutti, sono Pier Giorgio e in questo tutorial vi spiegherò come ottenere un effetto fulmine insieme a un effetto supernova perché si accordano insieme con GIMP. Allora, partiamo col aprire un nuovo file, una nuova immagine con larghezza 540 e altezza 400. Qui la nostra immagine. Selezioniamo il pennello. Va bene anche il livello, cioè dobbiamo averlo più o meno di questa grandezza. Quindi sottolineo di mettere scala 10. Facciamo questo. Una volta fatto una specie di, quindi una specie di cosa, una specie di linea nera, coloriamo questa parte. Ok, adesso abbiamo questo effetto. Possiamo rimetterlo come prima. Adesso andiamo su filtri, sfocature e gaussiana. Adesso dobbiamo mettere raggio di sfocatura, metteremo orizzontale, metteremo 200 e anche per verticale 200. E metteremo ok. Fatto ciò, adesso dobbiamo soltanto aprire un nuovo livello in trasparenza. Una volta aperto questo livello, metteremo filtri, andiamo su filtri, render, nuvole. Disturbo tinta unita. Cliccheremo su casualizza, dimensione x 7,5, dimensione y 7,5 e dettagli al posto di 1 dobbiamo avere 5, 15. Ok. Questo avremo una specie di tutte quante piccole nuvole. Lo so, non sembra per niente un fulmine, ma non vi preoccupate, il fulmine arriverà molto presto. Selezioniamo questo livello con le nuvole e lo passiamo da modalità normale a modalità differenza. E ora lo fondiamo in basso questo livello. Poi andremo su colori e inverti. Fatto ciò, andremo un'altra volta su colori, andremo su livelli e avremo tutti quanti dei valori, tutti quanti già preimpostati. Non dobbiamo modificare niente tranne questo valore che sta in mezzo. Noi avremo 1,00. Al posto di 1,00 dobbiamo inserire 0,10. Ecco il nostro fulmine bianco. I fulmini non sono bianchi. Andremo su colori e colora. Ed ecco come colorarlo. Sembra abbastanza reale. Adesso un attimo. Scusate l'interruzione, era mia mamma. Adesso andremo sul abbiamo riabbiamo questo fulmine e adesso andremo su filtri, luce e ombra, supernova. Chiaramente dobbiamo ridimensionare questa supernova. Metteremo raggio, metteremo all'incirca, non so, 11. Mentre invece raggi, ok, andrà bene a 65. Tonalità, per cosa serve la tonalità? Serve a colorare i raggi come se fossero dell'arcobaleno, ma a noi non ci serve. Scegliamo una posizione più.
Andiamo su ok. Ecco la nostra supernova. Ragazzi, il tutorial è finito. Alla prossima.